Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio nel tragitto che porta verso il mio negozio. In realtà stamattina sono uscito decisamente prima perché sono venuto da in un'azienda siracusana a comprare del bitume. E quindi, come dire, sono venuto a fare scorta. Il nostro è volontariato civico, si chiama Tappami, è un'associazione nazionale tramite la quale siamo autorizzati, in virtù di un protocollo, a Siracusa a mettere in sicurezza buche stradali. Chiunque volesse venirci ad aiutare può venire con noi quando andiamo a fare attività di volontariato civico. Chiunque volesse potrebbe farci la donazione di 1, 2, 3 sacchi di bitume, oppure fare delle donazioni anche economiche. Io preferisco sicuramente i sacchi di bitume. Potete venire, ad esempio, qua sono in via Lemmocrate, c'è un ferramenta, potete venire a comprare i sacchetti di bitume qua, o ovunque voi vogliate, comprate i sacchi di bitume, lasciateli pagati, oppure, ripeto, potete fare a noi una donazione. Via Lemmocrate è una via emblematica dove abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni. In questo momento via Lemmocrate è davvero un campo minato perché ci sono crateri enormi. Oggi la giornata è ottima, quindi queste buche voi riuscite a vederle e a evitarle. Il problema qua si porrà nel momento in cui pioverà, queste buche si riempiranno d'acqua e siccome sono buche molto profonde va da sé che purtroppo si romperanno braccetti, copertoni e quant'altro. Quindi io auspico che a prima pioggia questa strada venga chiusa immediatamente, perché altrimenti è davvero molto pericoloso. Dopodiché io sono qua adesso davanti alla stazione, in questo tratto accanto all'albergo, non so come si chiama, questa struttura stanno realizzando. Qua c'è anche qui delle buche, non so se avete visto la diretta, davvero brutte. Cosa fare? O aspettate le promesse della politica, oppure vi sbracciate, mettete la mano al portafogli e venite con noi, che gratuitamente assieme a voi mettiamo in sicurezza buche stradali. Sembra brutto, molte persone mi dicono ottimo, bravo, eccezionale, altre persone mi si lamentano dicendo no, come, ma io pago già le tasse, la Tari, l'Imu, eccetera, e io a queste persone rispondo tranquillamente, sì, come tutti, ma dammi un'alternativa. L'alternativa qual è? L'alternativa non c'è, perché viviamo in una realtà dove la politica non riesce a dare risposte, gli uffici comunali non riescono a dare risposte, per cui tu ti trovi spesso situazioni in cui magari fai una segnalazione. Saluto l'amico ieri, ha fatto le segnalazioni, un'altra persona che mi segue mi ha mandato il video dell'amico, dicendo signor Russo possiamo fare qualche cosa? Sì, possiamo fare qualche cosa in maniera direttamente proporzionale alle donazioni che le persone fanno. Il bitume lo si compra, l'amministrazione ci promise dei bancali di bitume ma non è mai arrivato nulla, per cui come dire, come spesso sembra che io attacchi, vogliono attaccare qualcuno. Io con questa amministrazione ho provato in tutti i modi a dare la nostra disponibilità ad aiutare. Da parte di questa amministrazione ho trovato solo porte sbattute in faccia, ho trovato solo promesse che poi non sono state mantenute. Evidentemente proveremo a collaborare con la prossima amministrazione e speriamo quantomeno sia molto più vicina alle reali problematiche dei siracusani. Le reali problematiche dei siracusani non sono sicuramente quelle che l'attuale amministrazione sta affrontando, perché a suo dire probabilmente pensano che i siracusani utilizzano dei mezzi che non camminano su ruote, probabilmente sono convinti che già esistono, come si chiama, overcraft, no? Quei mezzi fantascientifici per cui si lievitano da terra. E questo è il problema. Noi cittadini siracusani
viviamo sul pianeta Terra, probabilmente gli amministratori non vivono sul pianeta Terra, è semplice. Quindi, come dire, bisogna sbracciarsi, mettere una mano nel cuore, una mano nei portafogli e aiutare noi che siamo autorizzati a farlo, perché vedete, noi non è che veniamo pagati, ci vengono dati soldi o quant'altro, noi facciamo tutto questo a titolo gratuito. So che è difficile pensare già su una cosa del genere, perché il nostro è puro volontariato, noi non siamo quei tipi di volontari che fanno volontariato ma poi chiedono i rimborsi, i contributi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque, ritorniamo a noi, dicevo via l'Emocrate, ma in questo momento noi stiamo affrontando un altro punto molto particolare, che è via Luigi Spagna. Ho lanciato qualche giorno fa una campagna raccolta fondi e dobbiamo arrivare a comprare 25 sacchi di bitume con i quali andremo a mettere appunto in sicurezza le grandi buche presenti anche lì in via Luigi Spagna, un tratto anche quello molto trafficato, perché ci sono tre complessi residenziali molto grandi e inoltre c'è anche una scuola dell'infanzia, un asilo, per cui molto importante anche lì. Stiamo aspettando delle risposte, un amministratore di condominio mi aveva contattato dando disponibilità, aspettiamo, purtroppo altro non possiamo fare, aspettiamo anche le donazioni da parte dei cittadini, perché va benissimo lamentarsi su Facebook, va benissimo condividere i nostri post, però non basta, non basta, perché servono anche altre azioni. Capisco la situazione economica un po' di tutti, però è questo, ripeto, se voi avete un'alternativa costruttiva, pacifica, perché poi qualcuno mi dice anche dobbiamo, no, io sono per la tranquillità, per il dialogo con tutte e con tutti, io d'altronde lo dimostro sempre, mi piace a me il dialogo, io spesso mi trovo molto bene quando mi trovo da controparte, quindi che ti ascolta, che capisce, però poi molto facilmente io capisco quando ti prendono in giro, quando ti fanno promesse, per cui ripeto, molto difficile provare a dialogare con chi non vuole ascoltare, e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Spessissimo siamo noi ad andare a mettere in sicurezza determinati punti dove magari il livello di criticità è molto elevato. Basta, sono arrivato sul mio posto di lavoro, adesso vado a lavorare, a pausa pranzo faremo ulteriori viaggi per comprare ulteriori sacchi di bitume, perché come dicevo prima ne servono tanti. Vi prego di fare una donazione, potete farla tramite la nostra PayPal, potete farla venendo in negozio da me, c'è un'apposita urna, io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reierone II numero 12, potete venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina. Potete anche fare una donazione tramite il nostro IBAN, noi siamo un'associazione, abbiamo un IBAN, mi scrivete in privato, mi mandate un messaggio WhatsApp al 347 10 97 484, così che oltre a fare le vostre segnalazioni potete fare anche le vostre donazioni. Vi darò l'IBAN, vi darò tutti i mezzi per poter fare una donazione, per poter venire con noi ad aiutare la nostra città a migliorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.